Buonasera a tutti e ben ritrovati alla 109esima puntata di Primo Piano Live, trasmesso ogni martedì alle 21 sulla pagina di Facebook La Penna del Web, che eccezionalmente questa settimana venne anche il venerdì alle 21. Seguiteci numerosi ogni martedì in diretta con nuovi ospiti di spicco. Ringraziamo gli organizzatori di questa bellissima trasmissione, partendo dalla cantante Giovanna Nocetti, dal pianista Roberto Barrani, dal tenore Filippo Pina Castiglioni. Ringraziamo l'ufficio stampa Alessandro Paola Schiavi e naturalmente chi fosse interessato a partecipare ci può contattare alle mail operalive2022@libero.it. Prima di passare all'ospite di questa sera volevo ringraziare i nostri amici di Ecoteatro Officina Teatro. Bene amici web ascoltatori, questa sera per la prima volta abbiamo un ospite davvero speciale ed è con noi la bravissima cantante Chiara Palaia. Ciao Chiara! Ciao Patrizia, buonasera a tutti. Ciao Chiara, veramente è un piacere averti ospite nel nostro salotto di Primo Piano Live. Grazie Chiara, davvero sei veramente gentilissima. Grazie a te, grazie a tutti voi per questa bellissima opportunità che mi darete. Grazie, Chiara, sei dolcissima, oltre che una bravissima artista, veramente. Tra poco anche ascolteremo i suoi brani che sono veramente splendidi e meravigliosi, come lo sei tu, Chiara, davvero. Grazie a te e ringraziamo i nostri amici web ascoltatori che ci stanno seguendo anche questa sera, che sono numerosissimi. Se avete delle domande, infatti sono già pronti Chiara con le domande per te Chiara. Ecco, vedi. Se avete quindi delle domande, ma già vedo che ci sono già pronte tantissime domande per te Chiara, fatelo quindi in diretta nella pagina di Facebook La Penna del Web. Bene, Chiara, davvero, intanto davvero ringraziamo Giovanna Nocetti, ciao Giovanna, Filippo Pina, Castiglioni, ciao Filippo e il maestro Roberto Barrali, ciao Roberto. E iniziamo la nostra bellissima intervista, la nostra chiacchierata, Chiara, con te. Ecco, ci vuoi un po' parlare di te, Chiara? Ecco, dove sei nata? Raccontaci un po' di te, ecco Chiara, chi è Chiara Palaia? Ecco, volentieri, allora... allora Chiara Palaia nasce una bambina con la grande passione per la musica, ecco, una bambina timida, un po' chiusa, ecco, che nella, diciamo che trova nella musica una valvola di sfogo, ecco. Io sono nata in Umbria, ad Assisi, però vivo a Lamezia Terme, in Calabria, in provincia di Catanzaro, perché la mia famiglia è di qua, quindi ho vissuto sempre qui. Quindi mia nonna paterna era di Assisi, ecco. E quindi niente, diciamo che intorno ai 12 anni ho scelto, diciamo, il canto, ecco, come disciplina, ecco, perché mi piaceva la musica, però ancora non sapevo come muovermi, ecco, nell'ambito. E poi comunque sì, poi provando a cantare ho detto, ma magari ci potrei provare, perché comunque mi sentivo intonato, quindi ho detto proviamoci, dai, buttiamoci, e poi sono qui ancora dopo un po' di quindi tempo. Chiara, eri una bambina quando hai provato a iniziare a studiare canto o eri più ragazza? Allora, diciamo che ho iniziato a studiare canto intorno ai 15 anni più o meno, anche se poi devo dire la verità, io sono più che altro autodidatta, perché ho fatto un po' di canto qui e là, ecco, non ho, purtroppo non ho frequentato una scuola proprio in maniera, ecco, costante, ho fatto, diciamo, dei corsi di canto con vari insegnanti, ecco, e ho fatto anche un po' di chitarra proprio agli inizi. Perché praticamente la chitarra era un altro strumento che mi piaceva tantissimo, poi però diciamo che mi sono concentrata sul canto, perché mi trovavo più adatta, ecco, al canto che alla chitarra, però come accompagnamento diciamo che ho le basi, ecco. Certo. Quindi suoni tuttora, mi sembra Chiara che ha visto anche delle foto con la chitarra, e sei bravissima, Sì. Chiara. La suoni Grazie. tuttora, quindi, vero? Sì, diciamo che durante il lockdown è riemersa un po' questa mia passione, ecco, per la chitarra, perché diciamo che era un periodo che purtroppo
ci ha costretti a casa, È quindi vero, si è approfittato del momento anche per coltivare una vecchia passione che comunque ho da sempre, quindi è stato bello anche questo. certo. Diciamo che il lockdown ci ha un pochino, a livello un po' in positivo, ecco, ha aiutato un po' a, diciamo, continuare un po' i nostri sogni, un po', diciamo, quelli un po' trascurati nel cassetto, vero Chiara? Sì, credo che per noi artisti comunque sia stato un periodo abbastanza, diciamo, prolifico, ecco, perché ho visto Esatto. molti artisti che comunque sono esplosi poi durante davvero la pandemia e il lockdown, quindi diciamo che da una cosa negativa abbiamo avuto anche una parte di positivo, dai. Almeno quello, dai, un pizzichino di sì. positività, dai, un pochino. Certo. Ecco, intanto salutiamo i nostri amici web ascoltatori, Antonio, Fine, molti, molti altri. Antonio è il primo che ti fa la domanda, ti dice: allora, non so dove iniziare perché sono tantissime domande che fa Ah, che bello, Antonio. grazie. Ecco. Allora, io direi, con chi duetteresti tra Fabrizio Moro e Mengoni, ti dice Antonio. Ah, mamma mia, questa è una dura battaglia, una dura lotta perché diciamo che mi piacciono entrambi. Allora, forse come artista che si avvicina di più magari al mio mondo musicale. Diciamo, direi a Fabrizio Moro, ecco, perché diciamo che lui è più rockeggiante rispetto a Mengoni, però io a Mengoni lo adoro, cioè soprattutto quest'anno a Sanremo l'ho adorato, perché Bravo, è molto bravo Mengoni, vero Chiara? È molto bravo. bravissimo, è davvero Ma emozionante. è vero, è vero. Allora, tralasciamo un attimo le domande dei nostri amici web ascoltatori. Quindi, Antonio, tra pochissimo riprendiamo le tue domande a Chiara, ma ascoltiamo un bellissimo brano cantato dalla bravissima Chiara Palaio. Vediamo un attimino. Grazie. Bellissimo, bellissimo, Chiara, fantastica, meravigliosa, Chiara. Grazie, grazie, grazie mille. Beh, questo brano diciamo che è stato molto importante per me. Vabbè, diciamo che sicuramente per il fatto che comunque è il primo singolo, quindi il primo brano, soprattutto il mio primo brano scritto da me, ecco, il mio primo testo, ecco. Tra l'altro è stato scritto proprio durante il lockdown, tra l'altro, quindi. Vedi, ci ha aiutato tantissimo, vedi almeno quello. E poi anche perché comunque è stato dedicato a mio papà, che purtroppo ho perso qualche mese prima, ecco, che scoppiasse purtroppo Oh. diciamo, il fatto del Covid, ecco. E quindi diciamo che ho unito questi due momenti, ecco, negativi della mia vita, purtroppo della vita di tutti anche, perché comunque. Certo. E quindi diciamo che ho voluto lanciare comunque un messaggio positivo, ecco, nella negatività, comunque quello di diciamo che It's Gold era un po' un invito ad apprezzare le piccole cose, ecco, e a non Certo. rimandare a domani, ecco, un po' quello era il messaggio che volevo lanciare, a godersi il presente, le cose belle che abbiamo attorno, ecco, perché poi comunque la felicità penso che sia nelle piccole cose, ecco, quindi Vero. è un po' questo il messaggio. È vero, è vero, è vero. Concordo, Chiara, il tuo papà sicuramente ne sarà tantissimo felice di questo bellissimo brano, sarà orgogliosa di te, Chiara. Grazie, grazie mille. Eh sì, è stato un brano che mi ha dato molta soddisfazione, anche perché comunque è stato apprezzato, devo dire, non me l'aspettavo. Sono apprezzato da tante persone, quindi sono davvero contenta perché ovviamente quando la cosa più bella di un artista è vedere comunque apprezzate le proprie opere, ecco, Vero. e quindi penso che non sia cosa più bella. E poi voglio ringraziare, non posso non ringraziare comunque il mio compagno di viaggio, ecco, che anche di vita, che è il chitarrista che avete visto nel Quel video. ragazzo che abbiamo visto nel video, allora. Quello che c'era lì a fianco nella mano, Chiara, giusto? Che Sì, rimane la mano. diciamo che
Sì, siamo dei compagni di vita perché comunque siamo anche una coppia della vita e lui invece compone, diciamo, i miei brani. È un po' l'istrumentista su Nil Rocca, che lo saluto, che forse ci sta guardando. Bene, allora salutiamo allora. Come si chiama, Chiara? Sunil Rocca. Sunil si chiama. Ciao Sunil, allora. Complimenti anche a te che sei bravissima a suonare la chitarra, non è mica facile, è vero, Chiara? Grazie, grazie mille. No, è vero, è vero, è vero. Beh, diciamo che l'artista è lui sotto l'aspetto. Io diciamo che mi diletto, cioè provo, ecco, a scrivere e a cantare, dai. Certo, questo è bellissimo, questo è bello perché poi anche ti supporta lui ed è una cosa molto bella quanto Assolutamente. sia E devo vero. ringraziarlo perché comunque è lui che mi ha, diciamo, dato l'input per fare musica comunque inedita, ecco, perché ero un pochino scettica, no? Ma cosa facciamo? Ma se poi va male, così. Invece poi mi ha dato la spinta per provarci, ecco, diciamo che stiamo andando benino, dai. Bene, bene, sarò contenta, Chiara, complimenti perché hai una voce veramente meravigliosa. Infatti, Grazie. io adesso veramente vi faccio ascoltare un altro brano che promuoviamo con la bellissima voce di Chiara Palai. Se la regia me la consente, ascoltiamo di nuovo, ascoltiamola. Bravissima Chiara, è bellissima. Stavo ballando, la stavo anche canticchiando, sei bravissima veramente Chiara, ma quanti complimenti che hai ricevuto dai nostri amici web ascoltatori, vogliamo un attimo citarne un po' qualcuno, qualche messaggio, Antonio, Fina, la mia mamma, poi ti fanno altri complimenti, Giuseppe, Sunil è il tuo fidanzato, giusto Chiara? Sunil, sì, poi Wow. Filippo, che ti dice Filippo Albini, ascoltando le tue song riceviamo una carica non indifferente, complimenti, sai che apprezzo molto, ha ragione, concordo Filippo. Grazie. È bellissima, sei bravissima Chiara, davvero, Ma davvero un è talento. la cosa più bella, sono senza parole perché davvero sono la prima, essendo che sono la prima io ad emozionarmi, ecco, a fare musica, ecco. Quindi quando vedo che comunque gli altri poi ricevono comunque delle sensazioni positive, è la cosa più bella, cioè per me è qualcosa di fantastico, che mi spinge ad andare avanti, ecco, a cercare di fare sempre meglio, quindi è Certo, bellissimo, è il potere della certo. musica. È il potere della musica, è vero? La musica poi ci aiuta sempre, tantissimo, eh? È proprio Assolutamente. terapia la musica, eh? La considero proprio così, vero Chiara? Assolutamente, sì, ci ha salvato penso in tantissimi la musica, quindi non ci posso Vero, fare. vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Ecco, Chiara, cosa significa per te cantare e qual è il tuo genere preferito? Allora, io diciamo che ne, nella mia, diciamo, mio percorso musicale ho sperimentato vari generi, ecco, perché comunque ho avuto la fortuna, ecco, di essere chiamata in varie band, soprattutto agli inizi, ecco, io ho iniziato proprio agli inizi, facevamo tipo un blues jazz, ecco, smooth jazz, ecco, quel genere là, però diciamo che io nasco come cantante, secondo me, comunque, avendo comunque questa voce un pochino, diciamo, graffiante, ecco, sotto, Sì, sì, diciamo vero, che vero. è un po' dolce e un po' graffiante, ecco. Diciamo che il genere che comunque mi, diciamo che il mio genere, diciamo, è sempre stato il rock, comunque, il genere che si avvicina di più alla mia personalità, ecco. Però comunque ascoltando vari generi, diciamo che sicuramente il pop rock è quello che mi ha che ho sempre ascoltato, ecco, ho iniziato ad ascoltare, ecco, anche perché Certo. comunque sì, mi ricorda un po' la mia giovinezza, ecco, la mia adolescenza, ecco. Certo. Tu Chiara adesso quanti anni hai?
E io praticamente a giugno ne faccio 30, quindi diciamo. Bene, beh, poi ti do gli auguri, Chiara, ancora c'è un po' di tempo, bravissima, Sì. bravissima Chiara. Ecco, infatti Antonio ti dice bellissima musica, ti avvicini tanto all'anismo, risate, complimenti. Sì, Io, è diciamo vero, che è vero. un'artista lei che abbiamo portato anche in giro con le nostre cover, perché diciamo che io e Sunil abbiamo iniziato il nostro percorso musicale praticamente facendo comunque abbiamo intrapreso un progetto acustico, Certo, ecco. Facevamo certo. comunque delle cover di cantanti italiani e internazionali, ecco, di musica grandi hit, ecco, e tra questi c'era anche Alanis Morissette, quindi diciamo che è un'artista che sì, qualcosina, qualche influenza, ecco, Ma sai che io però non so, un pochino anche, sai che ti avvicini anche un po' leggermente a Loredana per te un po', ah, vero? Un pochino. complimento, grazie, No, fantastica, ma è vero, proprio splendida. io sento che proprio ti avvicini tanto, infatti ho detto, glielo voglio Sì, dire a perché Chiara, diciamo che complimenti. lei è un'altra, diciamo, artista che io comunque porto anche nelle mie serate, ecco, perché comunque faccio anche serate magari varie, no, di karaoke, quindi è un'artista che canto spesso, Certo. quindi sì, ma poi grandissimo, grandissimo artista, quindi. Una grandissima, concordo, concordo, Chiara. Ecco, qual è, parlando dei complimenti, ecco, qual è il miglior complimento che tu abbia mai ricevuto? Allora, sicuramente qualcuno che mi ha detto magari la tua musica mi ha aiutato magari a, diciamo, a risollevare, a rialzarmi, ecco, da un periodo difficile, ecco, da un periodo, ecco, di difficoltà, di depressione. Questo l'ho apprezzato davvero tanto, Ah. cioè, è la cosa più bella che qualcuno ti possa dire, ecco. Certo. Quindi, cercare di dare comunque un buon umore a chi è in difficoltà, penso che sia la cosa più bella per un artista. Quindi sicuramente questo è stato, mi ha colpito molto questo complimento. Oh, grazie Chiara, tuo fidanzato ti dice i migliori complimenti sono su YouTube. Ah, Ah, d'accordo. beh, sì. Su YouTube siamo rimasti sì, anche lì molto sorpresi perché non ce l'aspettavamo tutti questi commenti, ecco, quindi Ho visto Chiara, sei veramente fantastica. Antonio ti dice un pochetto anche ad Elisa. sì, ma perché diciamo che è un genere che ci accomuna anche con Sunil, un genere che comunque anche lui, vabbè, lui ascolta anche cose magari più, più pesanti, tipo metallare, lui è anche più Ecco, ma sai metallare che di me. anch'io lì un pochino, un po' anche ti avvicini un po' alla musica un po' metallara, quasi, è Sì, vero? ma infatti tipo ma noi in quest'ultimo brano, perché questo è l'ultimo singolo che è uscito a dicembre, ci siamo ispirati molto diciamo, al hard rock degli anni Ottanta, ecco, che è un genere che ci piace molto, ecco, quindi e vorremmo Certo. continuare anche su questo stile qua, perché ci piace molto come sonorità. Bene, bene. Complimenti Chiara. Ma che dire, siamo quasi arrivati alla fine di questa bellissima chiacchierata È con te, volata Chiara. Ma è praticamente. volata, ma ancora abbiamo qualche bellissima domanda per te, Chiara. Ecco, cosa pensi del panorama musicale canora attuale? Allora, io credo che ci siano tantissimi artisti, bravi, bravi cantanti, bravi, però purtroppo penso che ci sia poca, come dire, fantasia, non so come dire, ecco. Vedo comunque molto piattume, ecco, generale. Quindi ci sono degli artisti che emergono, Piattume, magari. Chiara, piattume, hai detto giusto la parola, piattume. Piattume, sì. Cioè, Che nel cosa senso, vuoi? sembrano un pochino tutti uguali, ecco, un po' Ma questa. bravo, anch'io lo dico questo, è vero, piatta, è vero, non vedo quella grande, diciamo, emozione, è vero? Sì, sembra qualcosa tipo solo per, cioè, magari per fare soldi, ecco, questo. La vedo questa una musica molto, diciamo,
Non tutti, perché di alcuni mi dispiace perché comunque sono anche degli artisti validi. E purtroppo magari non emergono perché secondo me non hanno comunque i pezzi giusti. Infatti di molti, perché purtroppo per arrivare al grande pubblico bisogna un pochino commercializzarsi, ecco, tra virgolette. Quindi, Esatto, è vero, è ecco. vero, Purtroppo molti artisti diciamo che si sono un po' bruciati così perché comunque c'era del potenziale che purtroppo non riescono a mettere in pratica, ecco, perché purtroppo va questo tipo di musica, diciamo, usa e getta, ecco, si sentono pochi strumenti, anzi, forse nell'ultimo periodo stiamo tornando un po' ad ascoltare qualche chitarra, qualcosa, ecco, però tipo qualche. vero. Ecco, un po' di tempo fa diciamo che si era un po' persa la vera essenza della musica, ecco. E quindi. È vero, concordo con te, Chiara, hai ragione. Ma Suni, il tuo fidanzato che dice purtroppo a me la musica di oggi non mi rispecchia, purtroppo. Beh sì, ma perché purtroppo noi diciamo che veniamo anche da un'altra. Vabbè, non siamo grandissimi, però diciamo che. Veniamo da un'altra generazione comunque di musica, ecco. Diciamo che Certo. lui si ricorda diciamo gli anni 90, ecco, 2000, e io diciamo gli anni 2000. Quindi diciamo che siamo cresciuti in un periodo che ancora la musica diciamo di qualità c'era, dai, cioè Certo. ascoltavi qualcosa di carino. Purtroppo negli ultimi anni c'è stato un po' un declino, purtroppo. Io mi auguro che comunque si va avanti comunque. No, hai C'è ragione, è vero. un fermento di band che comunque sta riemergendo, è una cosa che mi piace molto, ecco. È vero. Chiara, come vedi il futuro della musica? Parlando appunto di questo, ecco, di questo argomento, come lo vedi? Allora, io credo che comunque si ritorni sempre un po' al passato. E io penso che questa sia una cosa positiva, perché comunque se tornando al passato. Nel passato abbiamo avuto la musica più bella, la musica che fra 50 anni, fra 100 anni la canteremo ancora, cioè. Quindi ben Certo. venga che si torna al passato, perché comunque io credo che bisogna, diciamo, guardare un po' al passato con l'occhio al futuro, con un occhio al futuro, ecco. Secondo me, mischiando queste due cose, secondo me potrebbe uscire qualcosa di bello, di nuovo. Però allo stesso tempo di qualità, secondo me. Quindi io diciamo che voglio essere positiva sotto questo punto di vista. Credo che comunque, tornando alla musica vera, quella che comunque si ricorda ancora dopo tantissimi anni, io credo che si potrà fare molto. Ecco, sono fiduciosa, ecco. Anch'io, Chiara, concordo con Sì. te. Bene. Ecco, Chiara, quali sono le esperienze live che ti hanno maggiormente formata? Allora, sicuramente quella praticamente la mia esperienza con quel gruppo, pratico, quella band, è che è stata la mia prima, diciamo, esperienza a livello di palco, ecco, vero e proprio. E facevamo comunque un genere nuovo per me, perché diciamo che non avevo mai cantato blues, anche se comunque è un genere che mi piaceva moltissimo. Però purtroppo facendo poi le serate di karaoke, serate comunque sei portato comunque a cantare un genere che comunque piace a tutti Certo, quanti, ecco, molto più certo, cotto, certo. molto più popolare. Quindi purtroppo, cioè, quando hai l'opportunità invece di fare qualcosa che comunque ti piace davvero, qualcosa di qualità, è una cosa che comunque ti porti per sempre. Quindi questo è stato. Perché praticamente era un gruppo storico della mia città e si erano praticamente riuniti per la reunion dopo un po' di anni. E quindi mi hanno chiamato come cantante a me, diciamo, per questa serata, ecco, perché tramite amici hanno fatto il mio nome, quindi hanno chiamato me. Ed è stato bello perché comunque ho sperimentato un genere che comunque non avevo mai fatto e mi ha aiutato molto anche per il futuro, perché poi da lì. Sono andata ad ascoltare tutti quei gruppi che suonavamo, ecco, e quindi poi mi sono fatta anche una cultura comunque, e quindi mi è servita molto quell'esperienza, sì. Bene, Chiara, complimenti. Ecco.
Ho le ultime due domande per te. A chi diresti grazie per quella che oggi sei professionalmente? Beh, sicuramente grazie lo devo dare a Suril, perché è grazie a lui che diciamo che, so, che siamo qui, ecco, a parlarne. Quindi, perché poi tra l'altro diciamo che di questi brani che avete ascoltato, di tutti quelli che ascolterete in futuro, diciamo che sono nate prima le melodie, e quindi è lui che le ha composte. Quindi il mio grazie lo devo a lui, che mi ha fatto comunque. Mi ha dato comunque la forza, ecco, di dire ce la possiamo fare, ecco, quindi mi sono messa in gioco, ecco, anche con i testi, perché io nasco interprete, non nasco ovviamente autrice, ecco, e quindi ora è una cosa che mi sta appassionando, quindi vorrei anche migliorare nella scrittura, ecco, quindi Ma sicuramente tu a sei lui. già bravissima, Chiara, sei già bravissima, davvero. Grazie. Ma è la verità, Chiara, fantastica, veramente meravigliosa. Ecco, Chiara, ho l'ultima domanda per te. Quali sono i tuoi prossimi appuntamenti? Quali sono i tuoi prossimi progetti futuri? Ecco. Allora, sicuramente stiamo preparando un nuovo singolo, che però ancora non sappiamo quando uscirà. Ci auguriamo alla fine dell'estate, tipo da settembre in poi. E poi sicuramente stiamo preparando un album, e poi sicuramente vediamo quest'estate qualche serata acustica, e la organizzeremo, ecco, quindi continueremo con l'acustica, anche se vorremmo poi comunque una band, purtroppo, perché ora siamo in due, però ci manca proprio la band, ecco, al completo, purtroppo. Ma Chiara, ma Niente. siete già un bel duetto, eh? Siete un bel duetto, siete Grazie. bravissimi entrambi e chi lo sa che poi più avanti non troverete una bellissima band che appunto vi può dare ancora di più, a crescere di più, ma già siete bravissimi, veramente complimenti a tutte e due, Chiara. Grazie mille, poi ho detto comunque da un artista vale triplo, doppio e quadruplo, quindi grazie mille, è stato davvero un piacere stare in tua compagnia, in vostra compagnia, grazie a tutti gli organizzatori di questo bellissimo programma, grazie per l'opportunità che ci date, perché non è una cosa che capita tutti i giorni, ecco, quindi grazie mille. Grazie Chiara, grazie anche a te, veramente sei veramente dolcissima, oltre che una bravissima artista. E ringraziamo veramente la bravissima Chiara Palaia di essere stata ospite qui con noi per la prima volta su Primo Piano Live. Grazie Chiara, veramente fantastica, continua così veramente e vedrai che tutti i sogni si realizzano, veramente fantastica. Grazie mille, allora me lo auguro per tutti quanti e buon proseguimento di serata e un saluto a tutti quelli che ci hanno seguito, a tutti i Grazie, ragazzi. salutiamo tutti i nostri amici web ascoltatori che ci stanno seguendo e che si stanno sintonizzando anche adesso, ecco. Ma a proposito, visto che si stanno sintonizzando adesso, abbiamo ancora la regia, ci sta dicendo ancora abbiamo qualche minuto, riascoltiamo, ecco, regia, uno dei brani della bravissima Chiara Palai, vediamo un attimino, riascoltiamola. Chiara, Grazie. mi hai emozionato tantissimo. Grazie Grazie. per averla rimessa, grazie mille a te, gentilissima e dolcissima. Ma grazie anche a te, Chiara, veramente sei veramente bravissima. Tutto il tuo successo è meritato, veramente Grazie. complimenti, Chiara. Grazie. Ovviamente, se volete ascoltarci, potete farlo sul nostro canale YouTube, Chiara Palai e Sonino Rock, lì trovate tutte le nostre canzoni, ecco, chi vorrà Ma ascoltarci. certo, anzi, veramente bravissima, noi ti ascolteremo, Chiara, anzi, veramente grazie. E volevo appunto Grazie. nel frattempo anche dedicare la tua canzone, Chiara, come per due miei amici che domani mattina si sposano, ecco. Ah, che bello. Bello, Chiara, infatti si sposano, la mia amica si chiama, Grazie. tra l'altro come te, Chiara, ecco si chiama, domani mattina alle 10:30 si sposano qui a Genova, Chiara e Stefano, veramente vi mando un Che abbraccio bello. grandissimo e augurone, Chiara.
Tantissimi auguri a tutti quanti, tantissimi auguri anche a loro. Grazie di cuore davvero per questa bellissima chiacchierata, è stato davvero bello. Ma In bocca al grazie a lupo te, Chiara. grazie a tutti quelli che hanno commentato, che ci hanno seguito. Speriamo di rivederci, chissà, magari Ma presto. certo, Chiara, anzi ti aspettiamo di nuovo presto ospite su Primo Però e ci vediamo di persona, Chiara, naturalmente, non ti Certo, preoccupare. Non... assolutamente, mi fa tantissimo piacere. Anche a me fa davvero tantissimo piacere, Chiara, veramente sei dolcissima e bravissima. E ringraziamo ancora Chiara Palaia di essere stata ospite qui con noi su Primo Però. Grazie, Chiara. Un bacione grande, ti aspettiamo presto Ciao. allora. Ciao Chiara, rimani con noi perché in attesa dei ringraziamenti anche della parte della regia, degli organizzatori, intanto appunto volevo un attimo comunicarvi una cosa, diciamo che sarà per la prossima settimana. Allora, Primo Piano Live intanto torna la prossima settimana, da martedì al venerdì, con nuovi appuntamenti che prossima settimana verrete, anzi, vi terrò appunto in compagnia con grandi artisti soprattutto. Vedremo anche una piccola chicca che poi appunto non vi dirò perché sarà veramente eccezionale, una puntata ricca in questa della prossima settimana. Quindi sintonizzatevi con noi e su Primo Piano Live, quindi con la penna del web su Facebook che va in diretta nella pagina di Facebook, la penna del web. Intanto volevo anche fare intanto un pochino diciamo anche perché intanto io la sottoscritta insieme anche ai miei compagni di viaggio il 20 maggio alle ore 15:30 esattamente al Teatro di Genova, SOC di Genova Certosa, e andremo in scena con una bellissima favola, ecco, per i bambini e adulti soprattutto, ispirata al 1700 di un autore francese, quindi La Bella e la Bestia. Sarà veramente bellissima. Bellissimo. Io spero anche di vedervi a voi, amici da casa, quindi io vi ricordo, anzi sarò tutti i giorni, vi ricorderò appunto questo appuntamento, quindi appuntamento sabato prossimo a Genova, al Teatro SOC di Genova Certosa, alle ore 17:30 con La Bella e la Bestia. Mi raccomando, sarà presentato da un bravissimo conduttore. Avremo anche come ospite, tra l'altro, Chiara, una cantante bravissima che abbiamo avuto ospite su Primo Piano Live, che appunto sarà una sorpresa, ma appunto ve la comunicherò in seguito, in questi giorni, prima del 20 maggio. Quindi appuntamento al sabato prossimo, 20 maggio, alle ore 17:30 con La Bella e la Bestia. Veramente grazie a tutti, ringraziamo voi amici web ascoltatori che ci avete seguito, ringraziamo gli organizzatori di questa bellissima trasmissione, dalla cantante Giovanna Nocetti, dal pianista Roberto Barrali, al tenore Filippo Pina Castiglioni, ringraziamo l'ufficio stampa Alessandro Paola Schiavi, ringraziamo Eco Teatro, Officina Teatro, ringraziamo Opera Land, rinnovo l'appuntamento a chi fosse interessato a partecipare ci può contattare in redazione a Opera Live 2022 @libero.it. E noi amici web ascoltatori ci vediamo martedì alle 21 con un nuovo programma di Primo Piano Live e un nuovo ospite di spicco. Mi raccomando, vi auguro una buona serata, un buon weekend dalla vostra Patrizia Gallina. Ciao Chiara, un bacione, a presto, Ciao, buona ciao! serata. Ciao, grazie, ciao, Ciao. ciao, ciao.